giorno qualcuno dovrà raccontare la storia di quella maestra sgorbutica, austera, poco incline alle paroline gentili, le stesse che pretendeva senza esempio di insegnare a piccoli gnomi di 6 anni. Quella, esattamente quella, a cui una tata fuori dal portone di scuola a giugno bloccò parole, tagliò quella lingua che era sempre gratuitamente dura e che dovette imparare ad usare il sorriso e le braccia per dispensare un po' d'affettuoso calore. Quella, esattamente quella, che oggi alla ripresa dell'anno scolastico ritrova a sbracciarsi allegramente nell'accogliere questi gnappi ciccinini più crescinelli. Un giorno qualcuno dovrà raccontare la storia di quella maestra scorbutica austera, poco incline alle paroline gentili, le stesse che pretendeva senza esempio di insegnare a piccoli gnomi di 6 anni. Quella, esattamente quella, a cui una tata fuori del portone di scuola a giugno bloccò parole, tagliò quella lingua che era sempre gratuitamente dura e che dovette imparare ad usare il sorriso e le braccia per dispensare un po' d'affettuoso calore. Quella, esattamente quella, che oggi alla ripresa dell'anno scolastico ritrovo a sbracciarsi allegramente nell'accogliere questi gnappi, un ciccini più cresciutelli. Un giorno qualcuno dovrà raccontare la storia di quella maestra scorbutica austera, poco incline alle paroline gentili, le stesse che pretendeva senza esempio di insegnare a piccoli gnomi di 6 anni. Quella, esattamente quella, cui natata fuori del portone di scuola a giugno bloccò parole, tagliò quella lingua che era stata sempre gratuitamente dura e che dovette imparare ad usare il sorriso e le braccia per dispensare un po' d'affettuoso calore.